Ma ciao ragazzi, bentornati sempre qui su Tecmania con Emilio Primavera. Ebbene sì, le festività sono alle porte, è tornato quel periodo dell'anno e sono sicuro che anche voi, come me, state ancora cercando i regali di Natale perfetti. E allora ecco il mio consueto video con le idee regalo Tech 2021. Manca qualcosa però. Ah sì, com'è che si faceva? Tac! Sì! Sì, ragazzi, ho un maglione natalizio che si illumina e non chiedetemi da dove provenga. Ma detto questo, cominciamo col video perché ho selezionato alcuni prodotti davvero molto interessanti come idee regalo tech per questo Natale 2021. E cominciamo subito col primo prodotto che sicuramente farà la felicità degli amanti delle fotografie un po' retro o comunque quelle classiche in carta stampata, ragazzi, non digitale. Sto parlando di lei. La Instax Link Wide, una stampante portatile di foto istantanee, una soluzione secondo me molto più comoda rispetto alle fotocamere classiche, quelle con stampa integrata. Ha diversi vantaggi, uno tra tutti sicuramente la possibilità di stampare foto fatte dallo smartphone, andandole a selezionare con calma e gestire il tutto tramite la comodissima app, dal quale si possono inserire anche alcune personalizzazioni e davvero niente male. Come intuibile dal nome, il formato in cui vengono stampate le foto è il più grande che Instax ha a disposizione. Le immagini vengono impresse direttamente sulla pellicola e sono pronte in pochissimi minuti. Tra l'altro, la qualità è perfetta, oserei dire. L'unica cosa che serve è acquistare le pellicole, ovviamente, ma ci sono diverse offerte anche su Amazon e il loro costo non è eccessivo, considerando anche che andremo a stampare solo le foto ricordo più importanti, ecco. Un'idea regalo adatta a tutti, vi lascio il link in descrizione. Proseguiamo con tac, lui. Ormai lo sapete, chi mi segue da tempo conoscerà già questo prodotto artigianale italiano. Si tratta dei portafogli Moero, portafogli compatti disponibili in diversi colori e tessuti. Questo, ad esempio, è il modello Saffiano Zip, che ho scelto per l'occasione in colorazione rossa, ovviamente. È realizzata in vera pelle antigraffio con portamonete e il portacarte con protezione RFI, dotato del nuovo sistema di estrazione carte. Ma se volete fare felici i più tech addicted e se volete regalarvelo, esiste anche il modello AirTag con l'apposita tasca dove inserire il vostro tracker di Apple per avere sempre sotto controllo la posizione del vostro portafoglio. Un'idea regalo di qualità, ma per tutte le tasche. La prossima idea regalo di cui voglio parlarvi in realtà sono due in una, perché sono due cam, ragazzi, che ho amato alla follia. Sono delle action cam molto molto particolari. E sto parlando di loro, la Insta360 Go 2 e la One X2, che mi hanno accompagnato praticamente in tutto questo fine 2021. Due action cam pazzesche. La prima tra le più piccole al mondo dotata di questa qualità video, ma soprattutto unica nel suo genere per via degli accessori geniali di cui è dotata. Prima tra tutti la collana a magnete che permette praticamente di attaccarlo al petto, e il case che è addirittura un 3 in 1, che oltre a ricaricare il dispositivo è anche un controller remoto e un treppiedi. Geniale. La One X2 invece è una telecamera a 360 gradi che permette di realizzare video di qualità superiore rispetto alla Go 2 e con soluzioni registiche davvero incredibile. Le riprese di entrambe possono poi essere gestite in post-produzione direttamente dall'ottima app, ma per tutti i dettagli vi rimando alla video recensione che ho fatto proprio qualche tempo fa su di loro e vi lascio il link qui in descrizione se volete approfondire. Sicuramente un regalo molto gradito per tutti i content creator, videomaker, o semplicemente per chi è appassionato di foto e video. E se siete appassionati di tecnologia come me, o comunque avete avuto a che fare in qualche modo con la tecnologia, sicuramente avrete avuto bisogno di una memoria esterna per archiviare tutti i vostri file importanti. E quindi ecco alcune idee per degli SSD top. Allora, parliamoci chiaro, nell'era digitale siamo ormai pieni di file, anche di grosse dimensioni, e tutti abbiamo bisogno di sistemi di archiviazione capienti e affidabili. Ecco perché da tempo uso questi SSD di SanDisk e Western Digital. Il primo è il SanDisk Extreme Portable SSD, compatto, resistente agli urti e schizzi, è capace di contenere tutta la mia libreria di Final Cut con una velocità di lettura e scrittura fino a 1050 MB al secondo.
Un SSD praticamente indistruttibile e velocissimo. Lo uso ormai da anni e non ha mai perso un colpo. In alternativa c'è anche lui, il My Passport SSD di Western Digital. Anche lui molto compatto, disponibile in più colori, con la medesima velocità della SanDisk ed è anche dotato di un software per la salvaguardia e protezione dei vostri dati. Entrambi sono disponibili fino a una capienza massima di 2 TB. Ma se state cercando un SSD esterno per le vostre console da gioco per il gaming, ecco allora che potete optare per i nuovi Western Digital Black D30. Sono degli SSD pensati esclusivamente per il gaming e perfetti per archivare i giochi su console anche di ultima generazione. Devo dire che hanno un design anche piuttosto accattivante. Io lo sto usando da un po' sulla mia PS5 e devo dire che va alla grande. Inoltre, parlando sempre di archiviazione, un'altra idea regalo che consiglio è la SanDisk iExpand, una pendrive USB-C a Lightning che permette agli utenti Apple di fare un backup e trasferire tutti i file e i dati direttamente da smartphone sulla pendrive e poi magari su un PC o su un altro sistema di archiviazione esterna. Il tutto tramite la comoda app di SanDisk. La consiglio soprattutto per chi ha sempre il telefono pieno di foto e video. È veramente un must have. Trovate tutti i link in descrizione. La prossima idea di regalo è davvero per veri tech nerd, perché sono dei prodotti davvero davvero molto particolari e carini. Sto parlando dei prodotti di Divum, a partire dall'ultimo arrivato, il Divum Pixo 64. Si tratta di un vero e proprio quadro di retro pixel art capace di mostrare diverse animazioni e informazioni animate in pixel. Oltre ad essere belli proprio da vedere, possono mostrare anche info in tempo reale, ad esempio sui vostri iscritti social, o fare dei bellissimi orologi animati. Si possono poi personalizzare ovviamente tramite le animazioni direttamente nell'apposita app, e alcuni modelli hanno anche uno speaker Bluetooth integrato che li trasforma in originali casse Bluetooth. Insomma, un regalo per veri tech addicted da regalarsi o regalare, e che non può mancare in un vero setup tech che si rispetti. E poi c'è lui, stavo quasi per dimenticarmene, l'avete visto nell'intro di questo video, sto parlando di un prodottino che farà la felicità di tutti gli amanti di Star Wars. E sto parlando ovviamente dell'animatronic di Grogu, conosciuto anche come Baby Yoda. Gli appassionati di Star Wars riconosceranno sicuramente il personaggio, che è ormai diventato famosissimo fin dalla sua prima apparizione nella serie The Mandalorian. Questo nello specifico è diverso rispetto ad altre action figures simili, perché è per l'appunto un animatronics, quindi è animato, è capace di muoversi ed emettere suoni. Forse uno dei più realistici a basso costo che ci siano in commercio, ecco. Ha ben 25 combinazioni di animazioni disponibili, a patto però che vi ricordiate di spostare lo switch su on e non lasciarlo in modalità demo, Un regalo simpatico e carino da avere in casa. Beh ragazzi, queste erano le idee regalo per questo 2021 tech, spero vi avete trovato spunto da qualcuna di esse, vi lascio ovviamente tutti i link dei prodotti in descrizione così potete acquistarli tranquillamente e facilmente, e come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile in questo caso, e iscrivervi al canale se non siete già iscritti, perché noto che molti di voi non sono iscritti ma guardano i video, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina se non volete perdere i prossimi video che verranno nell'anno nuovo. Se non dovessimo vederci con un altro video, non so in realtà se ne uscirà uno prima di gennaio, comunque se non dovessimo vederci vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo. Ciao!